Barattoli di prosciutto crudo sott'olio. Voglio questo, potete fare quello che volete voi, come merendina, come spuntino, come mettete in coppa una pezza di pane, venite a casa. Mamma mia, che ricordo quando faceva la nonna mia. Un bicchiere di vino consolato. Fatele appresso a me, venite, venite. Un ringraziamento speciale va a zio Renato, negozio e pacca da Felbert. Che marato, guardate qua, sto bello pezzo di gambette, proprio lo San Daniele. Allora, voglio, fate pure voi, andate dal vostro salumiere e fatevi dare i pezzi di gambette o salame, quello che volete voi. Ma io lo faccio con prosciutto crudo. Andiamo a togliere, andiamo alla prima a pulire, togliamo il grasso in eccesso, togliamo naturalmente la cotica che a noi non ci interessa, però questa qua, mi raccomando, non la buttate perché con questa esce una pasta e fagiola fino al mondo. Una volta pulito tutto, toglieteci i pezzetti, vi ripeto, di grasso che a voi non vi piacciono. Andiamoci a tagliare prima di tutto delle belle fette, no? Dello spessore almeno così, voglio guardare almeno un centimetro, dai. Dopodiché andiamoci a ricavare i pezzetti di prosciutto crudo. Io voglio me li faccio così, vedete? Di questa grandezza qua, già vanno bene, non troppo grandi, non troppo piccoli. Che sì, quando ti metto in bocca. Queste sono proprio quelle ricette là che veramente mi ricordano proprio i tempi proprio che sto facendo a nonna, mamma. Ma voglio guardare, mamma, che questa è una cosa facile, che è facilissima. Allora, piate una bella bacinella. Io già ci ho messo un po' di olio extravergine d'olio. Ma qua, divertitevi voi. Io ci metto l'aglio tagliato a fettine. Non c'è bisogno di togliere l'anima. La nonna, l'anima, non ce la toglievo. Ma perché mo è diventata una moda? E mettiamolo nell'olio. Insieme voglio a peperoncino, chi succa, no? E chi succa che tenga cango, poi chi sta proprio o fuoco a mare. E ce lo mettiamo dentro. Insieme a un po' di foglioline di alloro. Mo voglio qua dentro, andiamoci a tuffare i pezzetti di prosciutto crudo. Caspita, mo mi scordavo. Io mo ci vado a mettere un po' di origano dentro, ma giusto un po', perché ci vuole questo prosciutto crudo. Voglio, mo adesso andiamo a mischiare tutto e facciamo insaporire tutto alla perfezione. Mamma mia, già mi sta venendo fame. Mo ci spruccate nata con il brocco ancora. Mo prendetevi i barattoli, voglio, e ce li andiamo a riempire. Riempite i barattoli, voglio, ma rimanete almeno, adesso vi metto la telecamera così, vedete, rimanete almeno mezzo centimetro libero. Mo dobbiamo andare a riempire di olio. Io mo sto mettendo olio extravergine d'oliva. Voglio, questo lo potete mettere naturalmente nel frigorifero, però l'unica cosa è che se mettete l'olio extravergine d'oliva, quando va nel frigorifero si rassoda un po'. Potrebbe anche essere utile magari mettere l'olio di semi, che sia un olio di semi buono, ok? Così nel frigorifero poi non diventa, non coagula. Io però ci metto l'olio extravergine d'oliva. Voglio una cosa importante, mettete fino a copertura, ok? E ogni volta che prendete un pezzetto di prosciutto per andarlo a mangiare, mettete altro olio, perché così si può conservare per 2-3 mesi. Mi raccomando. O nel frigorifero però coagulo oppure in un posto, luogo e asciutto. Mo' prima però di chiudere i barattoli lasciate almeno un'ora e mezza così, magari li coprite con un panno. Poi dopo prendete, chiudete tanto bene, sistemate, andiamo a conservare e ce li mangiamo magari fra una decina di giorni. Ok, io però per fare il video a voi me la già mangiamo, ma se aspettate 10 giorni si ammorbidisce, lo consolata proprio. Alla sicura domanda, ma Luigi, poi il botulino? Allora, prima regola, i barattoli devono essere sterilizzati. Come si sterilizzano? Prendetelo, mettetelo in una pentola piena d'acqua fredda, ascendete sotto e fate arrivare ad ebollizione. Dopo, quando raggiunge l'ebollizione, devono stare 30 minuti. Dopodiché li mettete fuori, li asciugate bene, li riempiamo e poi dopo basta che vengono praticamente sempre coperti di olio. Quando facciamo le verdure, dopo che abbiamo co insomma coperto di olio, li andiamo di nuovo a bollire questi barattoli per fare la chiusura ermetica e insomma conservarli per svariati mesi. Per i salumi non possiamo andare a bollire con tutto questo dentro, sennò poi dopo il salume diventa cotto e insomma non va bene. Per i salumi sotto olio basta semplicemente sempre coprire di olio e chiudere bene il barattolo, metterlo in un luogo fresco asciutto. Io in questo caso voglio metto in due frigoriferi. E lo potete conservare per 2-3 mesi, per
proprio perfetti. Però ricordate, ogni volta che andate a prendere un pezzetto, coprite sempre di olio. Mo' aiuto. Comunque, diamoci l'assaggiaia. Perché ormai vi conosco, ma si può fare solo con prosciutto crudo, no? Si può fare con la pancetta, con la coppa, e lo potete fare anche con il salame. Io c'avevo due salamini piccolini, l'ho tagliato a fettine sottili più sottili. Aglio, peperoncino, olio, ma stavolta al posto dell'origano ci vado a mettere il finocchietto. Facciamo la stessa cosa, mischiamo tanto bello e mettiamo il mangello in barattolo sott'olio. Allora, voglio mo, naturalmente, io per farvi vedere il video più veloce, perché non volevo aspettare 10 giorni, mo adesso me lo vado a mangiare, no? Però, naturalmente, adesso quest'olio non è che ha preso già tutto quel sapore del prosciutto, e del peperoncino, e dell'aglio, e dell'origano, e del finocchietto. Quindi, io mo sto facendo solamente per voi. Però questo, se aspettiamo 10 giorni, è nata storia. Vaglio, ma che se arrivano a 10 giorni? Vaglio, credetemi, fatele pure voi queste ricette antiche, capoconsulate, è una lacrimuccia, secondo me ve la faccio uscire pure a voi. A fine del mondo, barattoli di salumi sott'olio.